Gamberini, allora la sua fotografia è una fotografia di emozioni, di ricerca di entità umane e del loro animo, ma anche di speranza, se vogliamo, perché esprimono anche una speranza. Certo, spero che esprimano speranza. Io cerco l'umanità nelle persone, cioè lo spirito che aleggia in ogni contesto, ogni persona, ogni spazio, in ogni luogo. Un'anima c'è ovunque. Io cerco di tirar fuori, se ci riesco, quell'anima lì, per più vive. Di tutti i posti che ha girato, quale le è rimasto più nel cuore? No, è come una mamma dire a un figlio qual è il migliore. È difficile, perché io trovo qualcosa in ogni spazio che vado, in ogni luogo che vado. Potrei fare un nome, l'Etiopia, ma relativamente, vuol dire, dagli Stati Uniti, che per me vuol dire non avrei mai voluto andare, invece c'è una stanza addirittura dedicata agli Stati Uniti d'America, che mi è piaciuto molto, mi ha dato molta emozione, e cerco di trasmettere agli altri che vedranno le foto. Sia quindi in questo piano nobile di Palazzo Braci Pagani, sia nel piano interrato, tutte le sale sono state occupate da questa mostra, che è molto importante. Io invito quindi i nostri concittadini, gli esperti, a venire a vedere questa mostra. Quando sarà aperta, i giorni e le aperture? La mostra si inaugura sabato 16 alle ore 18:30 con una conferenza stampa, parlerà un esperto, e parleremo ovviamente anche il sindaco e noi. Questa mostra nasce da una collaborazione fra Comune di Fano e Fondazione e durerà fino al 15 luglio. Quindi c'è un mese di tempo, io mi auguro che tante persone possano venire a visitare, è un'occasione unica di vedere delle bellissime cose.